Mi chiamo Barbara Sarrecchia e sono entrata in Banca Mediolanum a giugno del 93. Ho iniziato con un mercato a freddo perché volevo capire se ero in grado di poter fare questo lavoro senza appoggiarmi, ecco, a quelle che potevano essere il mio entourage, le mie conoscenze, ma fondando tutto su quelle che erano le mie capacità, quindi la mia determinazione, la mia competenza. Inizialmente sembravo una ragazzina perché avevo 23 anni, però poi mi mettevo seduta e sapevo il fatto mio e quindi riuscivo a convincere le persone sulla bontà dei servizi che riuscivo ad offrire loro. Alla base di tutto ci deve essere l'ascolto e deve venire fuori l'esigenza del cliente, poi creare una strategia col cliente che è rivedibile periodicamente. Nella relazione non c'è una persona sola che deve vincere, entrambi bisogna che insomma, in qualche modo vincano e questo è stato un po' sempre alla base dei rapporti che ho segnato con i clienti. Non mi sono mai posta la conseguenza, cioè questo dove mi porta, che cosa mi porta, perché tanto sono convinta che più dai e più ricevi. Tutto quello che faccio lo faccio sempre nell'ottica della famiglia, considerando anche i miei clienti come famiglia, perché io non li posso considerare clienti, sono amici, ci condivido una vita e quindi dire clienti mi sembrerebbe un po' riduttivo. Mi riconoscono la determinazione, l'autorevolezza, mi riconoscono il fatto che quando prendo una decisione li prendo per mano e li conduco, facendogli intravedere la meta. Quindi anche in questo momento difficile di mercato volatile, io sto sentendo tutti i miei clienti. Essere un wealth advisor significa tante cose, significa essere un po' il collante sul territorio tra la banca e la clientela, un'immagine rigorosa, un'immagine che comunque deve stare al passo con le aspettative della banca, le aspettative del cliente, quindi non ci possiamo permettere di trascurare nemmeno un dettaglio. Oltre a essere wealth advisor, ho un gruppo di 10 colleghi che coordino, perché arrivi a un certo punto della carriera che senti la necessità proprio di trasferire tutto quello che hai imparato agli altri. Perché no, dare una mano ai colleghi? Io la vivo così. Mai sedersi, mai. E cercare sempre di darsi una possibilità. Quando parlo del mio lavoro mi si accendono gli occhi perché ho dato tanto al mio lavoro e il mio lavoro mi ha restituito tanto e quindi viviamo in simbiosi e questo i miei ragazzi lo avvertono e stanno prendendo degli insegnamenti da questo perché ai figli gli si insegna non quello che diciamo ma quello che vivono e io di questo sono fiera.